Consideriamo ora la possibilità che offre MATLINE di individuare quei cancerogeni legati a una specifica lavorazione e quindi di rispondere alla domanda: nel tipo di comparto lavorativo che mi interessa, quali possibili esposizioni a cancerogeni posso incontrare? Le informazioni utilizzate per la classificazione delle sostanze in base alla lavorazione derivano soprattutto dai profili d'uso descritti dalle monografie IARC, ma non solo. Anche da altre fonti informative autorevoli come la banca dati delle sostanze pericolose della National Library of Medicine americana. I comparti lavorativi invece sono descritti secondo il sistema dei codici di tariffa INAIL. Andiamo quindi all'home page di MATLINE e clicchiamo sul tasto ricerca per lavorazione. La voce è anche presente nel menu di sinistra sotto la voce lavorazione. L'area di ricerca è costituita da tre oggetti che determinano tre tipi di ricerche differenti. Cominciamo dal primo oggetto, una tipologia di ricerca per parole libere. È possibile inserire all'interno della stringa di ricerca la parola che potrebbe identificare la lavorazione che ci interessa. Facciamo una prova con la parola pneumatici. Inserendo la parola pneumatici e cliccando sul tasto avvia la ricerca, arriviamo a una pagina con un elenco di tipi di lavorazione che corrispondono a dei codici di tariffa INAIL. Come vedete nell'elenco la matrice ha individuato 6 corrispondenze con la parola pneumatici. Scorrendo questo elenco è possibile vedere innanzitutto il codice di tariffa INAIL che è stato individuato, il titolo e una breve descrizione di questa lavorazione. Scorrendo le 6 possibilità che abbiamo in elenco, ci interessa il codice di tariffa INAIL 2195 che corrisponde alla lavorazione della gomma greggia, fabbricazione di articoli e semi lavorati in gomma, eccetera. A questo punto abbiamo la possibilità di individuare per questa lavorazione sia i cancerogeni che sono materie prime o additivi nella lavorazione, sia quei cancerogeni che sono solo contaminanti, oppure entrambe le scelte. In questo caso, come esempio, clicchiamo le materie prime o gli additivi. Arriviamo quindi a una pagina in cui, oltre alla lavorazione, è presente un elenco con tutte le sostanze che sono associate a questa lavorazione. In questo caso, in questo esempio, sono 119, suddivise in base alla classificazione IARC, quindi classificazione in classe 1, 2, 2A, 2B, eccetera. Da questo elenco di sostanze è possibile arrivare direttamente alla scheda completa di una di queste sostanze. Basta cliccare su una delle voci che ci interessa, in questo caso cliccheremo formaldeide, e il sistema ci connette direttamente alla scheda completa della sostanza. Se all'interno della scheda della sostanza con me venite e andate a controllare nella voce tipologie di azienda, vedrete che in elenco è presente il tipo di lavorazione che ci interessa, e come vedete anche nella scheda è possibile trovare quelle lavorazioni in cui, in questo caso, la formaldeide può essere materia prima, contaminante o entrambi. Quindi il sistema permette di fare questa ricerca in tutte e due i sensi. Torniamo ora nella pagina in cui ci sono i tre oggetti, le tre funzioni per avviare una ricerca a partire dalla lavorazione. Clicchiamo quindi sul tasto ricerca avanzata su tabella codici INAIL e in questo caso cerchiamo una lavorazione inerente alla costruzione di mobili. Nell'elenco è possibile vedere il codice 5000 legno e affini e cliccando sul segno del più, che significa espandi la struttura, è possibile andare da questo codice, che è molto generale, a un codice più specifico. Cliccando si espande l'albero e vediamo che ci sono altri tre gruppi di codici di tariffa INAIL: 5100, 5200, 5300. È possibile leggere i titoli di questi grandi gruppi e vedere che ciò che ci interessa è il 5200. Quindi possiamo
entrare ancora più all'interno di questo albero di codici e espandere la ricerca. Vedere che ci sono altri 4 codici all'interno del 5200. Leggendo i titoli di questo codice possiamo vedere che ciò che ci interessa è il 5210, e cioè costruzione di mobili, infissi ed affini, imballaggi, falegnamerie. Cliccando sul codice, quindi sul codice numerico 5210, è possibile arrivare, come nella prima modalità, a un elenco di sostanze che sono coinvolte all'interno di questa lavorazione. Tornando di nuovo alla pagina relativa alla ricerca degli agenti a partire dalla lavorazione, consideriamo ancora l'ultimo oggetto, cioè il tasto consulta il glossario INAIL dei termini tecnici, dove possiamo visionare un documento ufficiale dell'INAIL, e cioè un glossario di termini tecnici, che permette di esplorare i vari comparti industriali e i codici INAI ai quali sono associati, a quale questi termini sono associati, in modo di avere le idee più chiare su cosa cercare nella matrice. Cliccando, come vedete, è possibile entrare in questo glossario, che è un documento in formato PDF, e fare le nostre ricerche. Per esempio, potremmo cercare il termine vulcanizzazione, perché è un termine che ci interessa esplorare, e desideriamo conoscere il comparto in cui avviene questo tipo di lavorazione. Quindi andiamo all'interno di questo documento, cerchiamo la voce vulcanizzazione ed ecco che il termine è spiegato e è associato a un codice di tariffa INAIL che ci può interessare e che possiamo andare a cercare nella matrice, nelle modalità che abbiamo visto in precedenza. Per concludere, vediamo insieme un'ultima utile opzione strettamente correlata alla ricerca degli agenti presenti nella matrice partendo dalla lavorazione. L'opzione si chiama l'opzione ditta addetti, alla quale è possibile accedere dall'home page principale di MATLINE. Cliccando il tasto ricerca per ditta addetti, vediamo che abbiamo due possibili percorsi. Cominciamo dal secondo, quello che ci interessa perché è legato appunto alla ricerca per lavorazioni, e quindi ricerca ditta addetti a partire dalla lavorazioni. Attraverso questa opzione è possibile reperire per ogni regione italiana il numero di ditte e il numero di addetti associati alla lavorazione selezionata tramite codice di tariffa INAIL. Proviamo dunque di nuovo con lo stesso esempio di prima, inserendo la parola pneumatici nella stringa di ricerca, a individuare il tasto ditte addetti per vedere quante ditte e quanti addetti sono associati al codice di tariffa INAIL che ci interessa. Il codice è il 2195 e l'icona in arancione che identifica i ditte addetti è proprio vicino al codice. Clicchiamo su questa icona. Il sistema restituisce due istogrammi inerenti il numero degli addetti e il numero delle aziende associate a questo codice di tariffa INAIL. È possibile scaricare anche questi dati in formato Excel cliccando sul tasto in alto a destra, estrazione dati in formato Excel. Tornando alla schermata in cui ci sono le 6 lavorazioni individuate con la stringa di ricerca pneumatici, possiamo di nuovo, come abbiamo fatto prima, cliccare su materie prime o additivi del codice INAIL 2195 e osservare che il tasto ditte addetti in arancione è presente vicino a ognuna delle sostanze in elenco, ed è possibile per ognuna delle sostanze, cliccando il tasto ditte addetti per esempio su formaldeide, arrivare a una pagina in cui sono pubblicati i due istogrammi, questa volta relativi non alla
alle ditte addetti associati a un tipo di lavorazione, ma è ditte addette associate alla sostanza, cioè una sostanza che può essere presente anche in più codici di tariffa INAIL e quindi a più lavorazioni differenti. Cliccando sul tasto estrazione dati in formato Excel, in questo caso il sistema restituisce una tabella dove sono presenti non solo il numero totale di ditte e addetti associate a una lavorazione, ma la totalità dei codici di tariffa INAIL associati a questa sostanza, oltre alla totalità di ditte e addetti associati sempre a questa sostanza.